Pronti? Rita, quanti soldi hai speso questi nastri? Costa assai? Ecco. No, nasce ufficialmente Masseria Anna Ceci. È stata inaugurata questa mattina, venerdì 12 febbraio, con tanto di taglio del nastro da parte dell'assessore regionale al welfare Salvatore Negro e dell'europarlamentare Elena Gentile, ex assessore della sanità pugliese. Un passaggio di testimone importante che è anche un segno di continuità nei riguardi di una struttura e di un progetto ben sintetizzati dalle parole della presidente della Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus, Rita De Padova. E la masseria Anna Ceci, la terza ristrutturata su questa via Manfredonia, diventerà un luogo di accoglienza, per minori che hanno finito i loro percorsi di accoglienza nelle comunità educative, quindi dai 18 anni in su, appena maggiorenni, e per ragazze con bambini a seguito. Sono forme di sostegno, di seconda accoglienza. Spesso i nostri accolti, i nostri ragazzi nelle strutture di accoglienza, sia terapeutiche che quelle educative per minori, quando finiscono il loro percorso si sentono abbandonati, persi, e c'è bisogno di un dopo che serve anche a ricollocarli in un contesto di normalità, in un contesto di comunità di territorio. Fornire dunque un supporto abitativo di ospitalità a quei soggetti che hanno vissuto situazioni di disagio, favorendone il reinserimento nella società e proseguendo lungo la scia tracciata dal punto di riferimento della comunità Emmaus Don Michele De Paulis. A ricordarlo, durante la conferenza di apertura che si è tenuta nella vicina Masseria De Vargas, oltre alla presidente De Padova, l'europarlamentare Elena Gentile. Come dire, è un personaggio contaminante. E noi dobbiamo continuare a impegnarci, a lavorare per fare in modo che oggi lui sia ancora qui tra noi, che sia qui tra noi per, ecco, ricordarci che anche la politica, anche il lavoro istituzionale, se smarrisce questo sentimento diventa pura tecnica, che non ha, come dire, nessun ritorno emozionale. Invece abbiamo recuperato una serie di luoghi, di piccole case, in questo senso è diffuso, housing sociale, un supporto abitativo collegato appunto a un inserimento di convivialità in campagna, diffuso in questo senso, perché stiamo valorizzando le vecchie case coloniche che ridanno volto alla nostra città e la cambiano. Housing sociale diffuso in campagna, questo dunque l'intervento principale che riguarderà Masseria Anna Ceci, riqualificata e riaperta anche grazie al cofinanziamento regionale della Puglia per dare vita a gruppi di appartamenti per ragazzi in difficoltà e per madri e gestanti sole. Al momento, in attesa che si completi l'iter burocratico, la nuova masseria sociale di via Manfredonia è già attiva. Due famiglie, un uomo di giovane età ed una donna, abitano gli appartamenti dell'edificio, godendo di tutte le comodità del caso, come ha spiegato Don Vito Cecere durante la apertura ufficiale della masseria. Allora, faccio il giornalista. Allora, direttore, questa era la rimessa, l'abbiamo divisa in due parti e in ognuna di queste due parti abbiamo creato questo piccolo monolocale che abbiamo con bagno, un piccolo bagno e la stanza, in modo che persone che hanno bisogno di un appoggio con tempi brevi, qualche mese, possono qui trovare, e sono già abitati tutte e due. Sì. E questo è un appartamento che non abbiamo sezionato come gli altri, che hanno due camerette e cucina, abbiamo solo creato un luogo comune che può servire anche agli altri appartamenti per ritrovarsi, uno spazio più ampio, e c'è una sola camera da letto che un domani può diventare un'accoglienza per mamme con bambini. Questo era l'obiettivo di questa abitazione. Un nuovo importante tassello, quello costruito dalla Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus, che potrà contare anche sul supporto della nuova giunta regionale su questo piano, in sintonia con quella uscente. A sottolinearlo nel corso della conferenza lo stesso assessore Negro, colto in un simpatico siparietto con la sua ex pari grado Elena Gentile, che ha detto di voler superare quanto ad operatività ed intervento sul territorio. Io però che sono pure del 53 come lei, sono da Pidosto pure. Cercherò di uscire.
Lo so che è un'impresa non facile, ma cercherò, anche perché se non ti dai questi obiettivi, poi se no torniamo a fare le nostre professioni, io l'architetto, per il medico, ce ne andiamo a casa e facciamo meglio il nostro mestiere.